Salve gente, sono Larus, eccoci qui su Crusaders Kings 2 nella nostra dinastia. L'ultima puntata è stata abbastanza triste. Il nostro padre, Duca Lele I, è morto in battaglia, oppure dopo la battaglia, dopo una grave menomazione. E non gli è andata tanto bene, lì la battaglia l'ha persa ovviamente. E 3 giorni dopo è morto. Abbiamo perso la Savoia e adesso regniamo con Tandrulfa prima. 8 anni, però dai, ce la può cavare. Ora, innanzitutto, devo sistemare un attimo tutto quanto. Io voglio mandare questi qui a Folcarie, che voglio fabbricare una rivendicazione e magari prenderla. Poi dopo, vediamo un po' gli schemi, se ci sono, e poi dopo ricerchiamo tecnologie culturali a Ginevra, che è la nostra nuova capitale. Sì! Ah, perché abbiamo perso Savoia, beh, capita. Intanto, perché ci hanno dichiarato guerra i franculi? Ah, voglio rivendicare Pierre sulla Savoia. Se invece uccido direttamente Pierre. Ci riprovo. Boh. Ok, la guerra è finita. Ah, il conte Duran ha tentato di uccidermi. Mannaggia lui. Non si può stare tranquilli un attimo. Tu mi odi ancora? Regno, bla bla bla. Ok, comunque abbiamo. Sono riusciti a fuggire da una guerra che potevamo perdere in nulla. Invece, bene. Ci è andato tutto bene, intanto i Savoia mi danno sempre problemi. Perché praticamente cosa è successo? La Francia mi ha dichiarato guerra rivendicando come re di Savoia uno della dinastia Savoia. E a me non sta bene, ovviamente. A me non mi sta bene. Intanto, Sacro Romano Impero, come se la passano? Ah, Kaiser Andreas. Ah, una rivolta è scoppiata in Saluzzo. E noi combatteremo la rivolta. Tutti quanti marciare contro l'oppressore. Ok, l'abbiamo ucciso. Abbiamo ucciso, cioè ucciso, abbiamo terminato la rivolta. Ucciso la rivolta non si può sentire. Ucciso la rivolta. Vabbè, comunque. Aspettiamo un attimo. Io quello che voglio fare è innanzitutto espandermi in tutte queste zone qui abbastanza frastagliate, avere abbastanza potere per poi arrivare su Europa Universalis con un po' tutta questa zona qui unita. Ginevra e Valais dobbiamo tenercele staccate, però al momento anche il sud mi può, cioè questa zona della Provenza mi può bastare, per poi dopo andare a dichiarare guerra in Europa Universalis, queste cose qui. La pietà ne stiamo perdendo, ne stiamo prendendo. Ah, prendendo. Molto bene. Il mio intendente mi vuole uccidere? Ah. E c'è il mio vassallo? Ah, beh, mi vogliono uccidere un po' di persone. Va bene. Dai, non importa. Finché avremo un mastro delle spie che ci ama, che in realtà non ci ama nemmeno troppo. Ti do un titolo onorifico, gran cerimoniere, ti do un po' di soldi, così sei ancora più amico. Questi qua della Borgogna non mi piacciono troppo. L'erede poiché è un Asburgo. Ah boh, hanno rimpiazzato il reggente, adesso è un Savoia, uno di Savoia. Oddio, però un bastardo. Quindi non è escluso dalla linea di successione, comunque porta sempre l'insegna lì dei Savoia. Invece l'insegna Brancazzo è la migliore. Intanto ho preso il tratto pietà, scusate se non l'ho detto subito. Il Sacro Romano Impero, come se la passa? Intanto ottiene il tratto invidioso. Oh, non è giusto, anche i bambini, i campagnoli hanno le cose più belle da fare. Invidioso, gna gna gna. Vediamo se il mio reggente mi toglie il tratto invidioso. Ho preso il tratto buono. Meno intrigo, più diplomazia. A me interessano di un po' di più la diplomazia che l'intrigo. L'intrigo è buono, però preferisco la diplomazia.
Soprattutto se sei un regnante. Vassallo forse l'intrigo serve. Però se sei un regnante la diplomazia. Senza ombra di dubbio. Tanto io ti devo dare un po' di soldi a te. Perché voglio tenerti i miei vassalli amici amici. Ah, intanto l'erede è imprigionato. Me lo potete liberare. Molto gentili. Intanto mia zia, che è Dania Gidulfa, la farò sposare con uno dei Savoia. Così unisco un po' le casate. Sì, dai, uniamo le casate. No, voglio prendere un po' di prestigio, anche se l'oro mi diletta, però il prestigio al momento mi serve. Tanto la Lombardia, guardate che ha preso Firenze. Lombardia, Lombardia, portami via. Capo delle spie mi è morto. Mi dispiace. Metto te, mi ami un po' di più. Quindi ti metto a Ginevra. Che ricerchi lì i complotti. Che mi possono uccidere sempre in un momento o nell'altro. Ah, oh, Sacro Romano Impero in ribellione. Mi piace. Beccati questo, Sacro Romano Impero. Guerra per limitare l'autorità della corona. Molto bene, ma ho fame, perde il tratto goso. Boh, io faccio il tifo per i ribelli. Non quelli dell'Alta Borgogna, che li odio. Tanto tu sei il conte di Savoia. Terrò gli occhi su di te. Terrò gli occhi su di te, conte di Savoia. Non mi piace tanto quel conte di Montefeltro. Ah, avanti con la rivendicazione. Sì, però il regno di Napoli è unificato adesso. Non mi serve la rivendicazione. Vabbè, non importa. Tanto andiamo a fabbricare. La rivendicazione comunque ce l'ho sempre. A me non dà problemi. Vediamo un po' dove mi amano. Mi amano. Cioè, sono tutti neutrali. Ah, dove posso rivendicare cose? Croazia. Tanto la Croazia è abbastanza lontana. Prima che arrivi a rompermi i gohones, non ce la possono fare. Tanto sono in guerra con. Si difende. Contro guerra di indipendenza che. La regina di Napoli. Che oltretutto abbiamo. Siamo in teoria un po' imparentati. Cioè, ma non siamo della stessa dinastia, però siamo un po' imparentati che avevo fatto queste cose qui. Tanto. Voi del regno di Napoli. Mi ricordo che c'era un modo per vedere quante truppe aveva il regno di Napoli. Ai. Oh. Non lo so, di truppe io non ne ho. Non troppe. Ah, che posso fare? C'era un modo però per controllare quante truppe si potevano avere. Intanto. Io voglio tenere sott'occhio lì la ribellione che si sta nascendo. Sei in due guerre. Una per guerra di diritto su Bulog, qualcosa, e l'altra per limitare l'autorità della corona. Stai vincendo entrambe. Vabbè, vediamo un po' come se la cava. Anche se ci penso, se quelli della Borgogna perdono. Ah, intanto Vienne si sono ribellati ancora. Tutti qui, va. Ah. Alix ha tentato di uccidere Nicolas. Non so chi sia, però faccio un po' di attenzione. Boh, Navarra di nuovo giganterrima.
Ok, adesso che abbiamo tutti questi homines, possiamo andare all'attacco di Vienna. E ok, abbiamo di nuovo sedato un'altra ribellione. Molto bene. Avendo quante truppe posso reclutare? Un bel po', eh. Facciamo anche mura del castello aumentate, che va bene, cioè mura del castello più grandi. Ok, sono simpatico. Se giochi con me ti lascerò usare i miei giocattoli. Ottieni il tratto caritatevole. Bene. 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 Molto bene. E ok, la Lombardia. Tutto a posto. Ok. Tanto Napoli. Ah sì, adesso posso attaccare perché si sono ribellati quelli di Forcogliù. Ecco. E quindi posso attaccare Salerno dicendo: ehi, rivendico Forcogliù. Però va bene. Va bene, fai quello che vuoi, Larus. Ok. Tanto, andiamo qui. Cioè, voi qui. Tu qui. E farò un attacco su due fronti. Ok, tanto qui assegno questo esercito qui abbastanza bene. E adesso voglio bloccare praticamente l'esercito nemico in una zona che sarà quella di Folcorie, in modo che se, visto che le mie truppe avanzeranno qui, lui non può arretrare dietro. Ed è una situazione un po' di bruciare al culo per lui, ecco. Ok, hanno pure ucciso Duca Giovanni di Salerno. Molto bene. Però le mie truppe stanno perdendo. No, no, stanno vincendo adesso. Abbiamo preso anche il capitano di Gaeta. Molto bene. Ora se non ci saranno. No, no. La guerra è finita. Quindi ho perso la mia rivendicazione. Contadini in rivolta. Sempre. Quindi non posso nemmeno più dichiararti guerra. Sì, no, comunque ce l'ho ancora lì la rivendicazione in teoria. Quindi non è un problema così grave. Intanto le persone sono facili da manipolare. Un sorriso, una lacrima, la giusta inclinazione. E si precipiteranno per esaudire i miei desideri. Sono tutti stupidi. Ok, Satandrulfa, prima di Savoia, ottiene il tratto disonesto. Brava. Oh, dire bugie mi sembra così sbagliato. Ho ottenuto il tratto onesto. Ah, il tutore mi ha mandato sulla retta via. Vabbè, più diplomazia. Ha 15 anni e c'è una diplomazia che è eccezionale, la ragazza. Tanto mettevo lì nelle segrete il capitano di Gaeta. Ok, più leve. Molto bene. In teoria posso dichiararvi guerra per rivendicare Grison per un mio vassallo. Se voglio. Tanto tu come ti sta andando la guerra? Ti parla di te. Sta perdendo la guerra, però magari posso provare a rivendicare il titolo. Sì, saranno ostili ai nostri armati come tutti i ribelli, però ostili, ma non in guerra. Quindi dichiaro guerra a loro. In modo che così do questo territorio qui a un mio vassallo. Che è una cosa che mi piace. Dare territorio ai miei vassalli. Oddio, qua ce ne sono un po'. Ah, facciamo così un punto di raccolta qui.
Mobilitiamo anche le leve, va. Tutte le leve vassalle. Sta arrivando il Sacro Romano Impero a farmi il culo, però. Vabbè, non importa. Volevo fare questa battaglietta qui, però. Dai, non importa. Tanto il Kaiser è più potente che mai. Ed è un bene. Non per me. Non per me assolutamente che il Kaiser è potente. Kaiser ci odia un po'. Ci odia il Kaiser? Sni. Se invece io ti mando qualcosa tipo domanda alla scomunica? No. Ok, la reggenza è terminata. È diventata un'ombra elusiva. Cioè Master of Diplomazia, Marzialità e Intrigo. Però amministrazione facciamo veramente schifo, ragazzi. Vabbè, intanto direi di farla sposare con un sovrano. Con matrimonio matrilineare. Col principe di Aragona. Ah, sì. Quanti anni ha? Aspetta, fammi vedere quanti anni ha. Principe di Aragona. 15, sì, va molto bene. Sì. Principe di Aragona. Ti va un matrimonio? Così abbiamo anche un'alleanza con gli aragonesi. Che è una buona cosa. Sì, gli aragonesi non saranno tosto ok, però ci sta, dai, un'alleanza con loro, ci sta. Ci sta, ci sta. Intanto velocità di rinforzo leva aumentata. Comunque abbiamo diplomazia veramente è qualcosa di allucinante. Avremmo il tratto blesio balbuziente, però. Oddio, se siamo messi bene. Intanto il mio cugino, Larus Brancazzo, ti voglio far sposare con la contessa di Leon. Sì. Intanto do a Larus. Dove sei, Larus? Ecco. Un feudo da governare. Ti do la contea più merdosa che ho. Tipo il Monferrato, ti piace? Molto bene. Capo delle spie, bla bla bla, ok. Ah, non interessa più sposare lui. Ma come? Nessuno ti vuole sposare. Ah boh, sposati con chi vuoi. A questo punto. Ok. Vediamo un po'. Sovrana desidera il Ducato di Piemonte. È un pretendente al titolo. Però, comunque, se io ti do il tra... Se ti do un po' di... Cose che ti piacciono. Ah sì, posso sposarmi per via matrilineare. Aumentiamo però il prestigio sempre. Tanto il mio Velux sta per cadere, a quanto pare. Il Velux di camera mia sta. Ma aspetta, ma mi sono sposato col Duca di Aragona oppure con chi altro? Ah, te, col Regno di Aragona, non col Duca di Aragona. Perché sono due cose diverse, a quanto pare. Sto anche distruggendo camera mia adesso. Sì, entriamo in guerra dalla vostra parte, tranquilli. In tutte le vostre guerre. Siete in guerra con Pisa? Per cosa? D'embargo. Siete in guerra religiosa contro la Sicilia? E in guerra di rivendicazione. Vi posso dare una mano, dai. Però solo con le mie truppe. Le leve le lascio qui. Ah, mio Dio, quante truppe che avete. Siete un po' nella merda, eh. Va, vi do una mano con Pisa.
tanto sei in una guerra. Ah, la Lombardia è in guerra col Sacro Romano Impero. Buona fortuna. Sinceramente, buona fortuna. Già finita? Ma su che cos'era? Ah, Verona. Verona. C'è Sacro Romano. Ah, incinta. Bene. Che sia. Sono incinta, ragazzi. Comunque, bene, sono incinta. Quindi, arriverà un nuovo erede. Questo qua. Non so come posso chiamarlo. Come erede. Il mio erede. Come lo posso chiamare? Mi è morto il capo delle spie. Ma il capo delle spie mi muore sempre. Una cosa allucinante. Sì, andiamo in Ginevra. Bla 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 bla. Arrivato all'Ippopà. Tanto non possiamo fare niente. Ah! Eccole qui le truppe che sbucano fuori come dei ratti. Ah, sì. Tanto si stanno ribellando nel fuoco lì, eh. E le truppe stanno aumentando. Intanto devo prendere un bambino. Frienet Brancazzo, che nome di merda. E ti faccio educare da. Da me! Dai, Frienet Brancazzo. Ah, mio figlio lo chiamerò. Pera! In onore a Ivan Pera. Pera Brancazzo. Pensavo che fosse una femmina, ho detto, aspetta, ho dato nome Pera a una femmina. No. Ho dato nome Pera, Pera. Pera. Ok. Ok, abbiamo vinto lì la guerra contro Pisa. Adesso c'è un'altra guerra un po' più importante. Però nella guerra partecipa. Adesso partecipa anche Genova. O Pisa. Chi è che partecipa? Dalla nostra parte, Genova. Però non ce la potremo mai fare. Forse contro queste truppe qui aragonesi posso fare qualcosa. Ah, di Navarra, scusate. Non lo so. Aspetto un attimo. Sto qui a aspettare. Comunque, Pera Brancazzo. Che bello. Figlioccio mio. Pera Brancazzo. Intanto qui decido di costruire delle mura del castello. E intanto anche a Vienne decido di costruire delle caserme. Che così ho un po' più di truppe per il futuro. I miei vassalli mi amano. Tu sei sposata con. Ah, sono ancora incinta. Cioè, mio Dio, sto sfornando bambini a go-go. Ogni volta che il mio parente Tignetti incontra un forestiero, dà l'impressione di poter svenire da un momento all'altro. È semplicemente timido. La timidezza è una terribile maledizione. Ci parlerò. Prega che Dio gli doni la forza. Possono succedere un po' di cose. Timido, ovviamente il tratto timido non è una buona cosa. La timidezza è una terribile maledizione. Quindi ci parlerò e ho ottenuto un tratto socievole. Vai così. Che oltretutto prendo anche un po' di bambini che li educo, che così diventeranno della mia cultura, molto probabilmente. Ed è una cosa importante. Non è da sottovalutare perché se io adesso voglio convertire tutto il mio regno alla cultura franca. Cioè, l'italiana, io franca italiana. Franca ancora. Dunque voglio convertire poi. Ah, allora no, un cazzo. Pensavo di essere in cultura italiana. Non importa. Non importa. Tanto Matilde, la mia seconda genita, e la chiamerò. Basta con i nomi che finiscono per Ulfa. Chiamiamola. Un nome figo. Matilde. No. Amed. Per. Non lo so. Va, non è un nome da donna, però ultimamente mi fa abbastanza incazzare. Parmenide lo chiamerò. Lo so che è un nome da uomo, però comunque. Glielo do comunque, perché Parmenide mi sta sul culo, quindi in filosofia. Quindi gli do questo nome qui. Alla mia figlia. Non perché la mia figlia mi sta sul culo, è solo perché è un nome così di crescita e chicca. Faccio il cattivello. Cattivello paxerello. Intanto.
Tu sei imprigionato da chi? Dal conte Jamie di Rosello. Tanto l'Inghilterra sta perdendo un po' di territorio, ha perso la... Ah, il mio parente Eniet ha stentato cacciavo per paura di ingrassare. Cosa posso fare? La moderazione è una virtù, effettivamente. Moderato, sì. Tiene tratto moderato, un buon tratto. Tanto comunque la dinastia sta continuando, vediamo quanti membri ci sono attualmente nella dinastia Brancazzo. 9 vivi, vediamo un po' come si espandono. Questi qua sono tutti di casate diverse, però questa qui è di una casata giusta. Larus ha un fi ha avuto dei figli? Guimen e Nicolas. Chiamarli Larus? No, troppo complicato. Quindi sta andando molto bene la dinastia, eh? Oltretutto ha un figlio brutto. Oh, c'è un dimentone. Fai che sparisca la circolazione o corrompiamolo. Corrompiamolo. Facciamo un'offerta! Minghia, ho deciso di accettare la vostra generosa offerta. Potete stare certo che interromperò per il momento il mio lavoro, volta a fabbricare una vendicazione sui vostri possedimenti. Cordialmente, Capitano Geraldo di Mendone. Ok, bravo, Capitano Geraldo. Non c'era bisogno però che facessi tutta questa voce qui. Adesso dovrò bere qualcosa perché ho la gola rauca. Molto bene. Intanto tutto sta andando per il meglio. E ok. Dovrei prendere i miei uomini e andare una dare una mano agli aragonesi. Cioè agli aragonesi, sì. Adesso con un po' più di uomini sono in una situazione stabile. Quindi posso anche andare a dare una mano ai miei alleati. È umile. Sì, il tratto umile è buono. Va bene. Speriamo che sia così, più truppe create. E ok, ammazziamo tutti quanti. Benissimo. E ok, ora liberiamo Barcellona dal dominio straniero. Dai. Ah no, la guerra è finita. Ma no. Ah, ha perso la guerra. Ah no, l'altra l'ha vinta. Però questa la stava un po' perdicchiando, eh. Diamo una mano comunque sempre qui. Ah, è finita, l'ha vinta lui? Ah sì, perché il casus belli del nemico non era più valido. Culo si chiama, non si chiama casus belli non valido, si chiama solo culo. Non so come chiamarlo d'altro, è culo. Cioè, è culo. Stai perdendo una guerra, sei nella merda fino al conto. E il casus belli nemico non è più valido. È culo, non è casus belli non valido. Non so come chiamarlo. È culo. Culo, CL, culo. CL, culo. Comunque è culo. Tanto voglio prendere la Provenza. Perché innanzitutto è una regione molto importante su Europa Universalis. Chi? Contessa Elvis? Vuole fabbricare un'indicazione sul Ducato del Piemonte. Che non esiste nemmeno. Che non l'ha ancora creato, tra l'altro, il Ducato del Piemonte. Però vuole fabbricare un'indicazione, io ti dico. Taci. Miserabile. Ah, c'è un duello tra Etienne e un altro. Vabbè, duellatevi pure. Intanto già devo togliere lì l'ambizione di il matrimonio. Direi di prendere l'ambizione di diventare il Borgogna, assolutamente no. Forse di aumentare marzialità. Anche se un po' inutile, comunque è sempre qualcosa. Ah, da Danegeldulf la mia zia è morta. Boh, ha lasciato. Ci ha lasciato il conte Larus che sta sfornando figli.
Intanto Amedee Brancazzo, ti lascerò fare qualcosa intanto. Io educo il bambino, Amedee, cioè devo educare te Amedee? Sì, 6 anni. Ti educo... Ti faccio educare da chi? Da Eleonor, che voglio farti diventare mio futuro intendente, quindi... Sempre meglio tenere persone vicine abbastanza buone, quindi... Terrò te, tu sarai il mio prediletto, il mio nipote prediletto. Campo d'addestramento. Addestramento a Saluzzo. Posso anche rinominare le città, giusto? E le regioni. Però non lo farò. Assolutamente no. Perché sennò viene fuori tutte delle regioni con nomi tipo tette, pene, così. Quindi. Reconquista. Mi ricordo le altre puntate? Avevo detto, gli spagnoli hanno finito la Reconquista prima del solito. Certo. Certo. Ai, oh, oddio, sti spagnoli. Reconquista. Spanish che not into Reconquista. Voi che seguite le country balls? Sono fantastiche, io noto. Non so se sapete quelle vignette lì, che sono nate da Facebook, tipo Poland Ball. Sono divertentissime. Tanto, che cavolo. L'Ungheria. Che cavolo ci fa l'Ungheria con... Aspetta, qua c'è qualcosa che non quadra. Perché l'Ungheria ha parte della Francia? Cioè, come si chiama il... Oh. Perché? Che cazzo succede? Perché ha il Ducato di Aquitania, l'Ungheria... Tanto il microfono mi sta cadendo ogni volta. Stai dritto. Dritto. Ecco. Proprio... Che cavolo ci fa l'Ungheria con il Galles? La Cornovaglia? Questa cazzo di regione in mezzo? L'Irlanda? L'Anjou? Oh, ma... che cavolo... Perché? Ah, boh. Intanto un diplomatico di nome... Ma sì, prendiamo un diplomatico di... promettente, vediamo. Sì, nella mia regione. Opinioni personali mi hanno procurato più elogi che critiche. Ah, 15 di prestigio in più. Mai avuto questo evento, eh? Tanto il mio maresciallo è morto. Pazienza. Morto un maresciallo, se ne fa un altro. Come dice il detto. In realtà non diceva così. Mento. Ok. Il mio parente Tinette non dimostra grande applicazione nello studio. Devi studiare, sto cominciando a preoccuparmi. Parli della costanza. Potrebbe diventare diligente. Quindi, ottiene il tratto diligente. Molto bene. Sta diventando una ragazza niente male. Tanto io voglio mettere di leggi imposte feudali. Voglio cambiare la legge. Mettere che così le imposte ai cittadini sono più grandi. Ma perché non c'è più lì la possibilità di votare le leggi tipo quella dell'autorità della corona? Ma. Non lo so. Ho comunque costruito il campo della milizia. Direi di costruire adesso. Campi di addestramento, sì. Molto bene. Tanto dobbiamo educare anche mio figlio per Abrancazzo. Farò educare da me. Intanto per Abrancazzo non ha alcuna disfunzione. Intanto sì, creiamo sta rivendicazione. Molto probabilmente la Croazia attualmente non posso affrontarla. Non posso proprio, credo che sia troppo potente. Quindi posso anche scordarmelo. Però, comunque è sempre meglio tenere un casus belli quando uno c'ha voglia. Tanto questo qua è stato un montificio, sì. Non so, fabbricare rivendicazione su... Parma no, penso che fosse indipendente. Facciamo Pavia, non si sa mai. Tanto devo ricercare tecnologie. Vediamo un po'. Io direi di fare fortezze migliorate, costruzione navale, anche se non posso costruire navi. E tolleranza culturale, visto che sto più o meno in una zona in cui ci sono 1000.000 culture.
Tanto devo rispondere alla chiamata delle armi contro la contessa chi? La contessa d'Aragona. E devo. Va bene. Dunque, dovrò rispondere alla chiamata delle armi alla puntata successiva. Per questa puntata è tutto, ragazzi. Votate e commentate. Ci sentiamo alla prossima, gente. La dinastia Brancazzo comunque sta diventando sempre più grande ogni giorno che passa. Molto bene. Tanto guardate lì come fiorisce la dinastia. Boh, ci sentiamo alla prossima, gente. E allora è tutto. Ciao!